Un bilancio di un anno della gestione della biblioteca Telfico da parte della Regione, i numeri sono a posto? I numeri sono a postissimi, più che positivi, sotto un punto di vista del personale, perché confluita nella biblioteca Telfico anche l'ex APC, biblioteca che era a Ponte San Giovanni. Abbiamo aumentato di molto anche la dotazione finanziaria. Oggi la Telfico, per gli acquisti dell'emeroteca, libri, e tutto quello che comporta il mantenimento e la gestione della biblioteca, sono passati da quasi 61.000 euro a quelle che erano i pochi spiccioli degli anni precedenti. È normale che noi dal 1 gennaio 2017 ci siamo trovati con questa novità di gestire le quattro biblioteche ex provinciali, che non sono biblioteche piccole, sono biblioteche importanti come la Delfico. E per noi è stato un impatto forte. Io vorrei ringraziare anche Francesco Tentarelli, che in questo momento è assente per motivi di malattia, ma che ha fatto un lavoro enorme, perché noi non eravamo abituati, non siamo abituati come regione a risolvere anche le piccole problematiche di minuto mantenimento di una struttura, però ci siamo messi in gioco. Abbiamo dato altro personale anche alla Tommasi dell'Aquila, dove dal 13 marzo è possibile anche l'apertura pomeridiana, e su Teramo vorremmo accendere una luce più importante anche sugli spazi di via Carducci. Anche qui mi piacerebbe fare qualcosa di innovativo. Innanzitutto l'abbiamo ripulito come Regione Abruzzo, e con le varie associazioni, con i club culturali più importanti della comunità teramana, vorremmo fare qualcosa di importante, perché è una vetrina l'apertura sul Delfico. E se noi riusciamo a cattivare, a essere più accattivanti, a portare gente che passeggia a Carducci, probabilmente si accorgono anche che c'è una biblioteca, che è sempre di più da essere frequentata da giovani e da associazioni culturali. Una gestione però criticata dagli ex direttori, questa mattina c'è anche l'ex direttore Gigi Ponziani in conferenza stampa. Io lo ringrazio per quello che hanno fatto negli anni, però vede, a volte, me lo ricordo da sindaco, quando si inaugurava un'opera pubblica, la mattina nel cantiere c'erano tanti pensionati. Ognuno a dire quello che si doveva fare. Ecco, tutto quello che hanno fatto lo stanno buttando in queste polemiche sciocche, di cui non c'è motivo. Questa mattina l'abbiamo dato dimostrazione con contromani e con determine. Quindi rispingiamo al mittente gli attacchi fatti, e credo che sia solamente una questione di visibilità, di dire. È un modo un po' arcaico, ma io guardo avanti, perché se vado via io, il Consiglio regionale continua ad andare avanti, quindi se ne facciano bene una ragione.